Ho sempre amato i grandi libri illustrati, gli almanacchi, i manuali, e da qui nasce l'idea e l'esigenza di disegnarne uno tutto mio, in cui giocando col concetto di botanica della natura mi sposto e invento e creo la botanica del suono. Lo faccio perché credo che la musica, che in questo momento storico è inteso maggiormente come strumento di intrattenimento, debba avere una centralità esattamente come la natura ha centralità nella nostra vita ed è fondamentale, ci fornisce l'ossigeno. Allo stesso modo la musica ossigena la nostra mente, la nostra riflessione, le nostre emozioni, quindi è un elemento fondamentale nell'ecosistema delle nostre vite. La botanica del suono è un viaggio, il cui approdo spero possa essere la consapevolezza che il suono e la musica vanno trattati con molto rispetto perché rendono la nostra vita migliore.